and searching for something else. I think he liked the chaos. Focus in on that. Life isn't about finding yourself or finding anything. Life is about creating yourself. Volevo partire da una cosa che ho scritto in questi giorni, che poi, come dire, ho continuato ad elaborare, che riguarda me e la mia vita in questo momento, ed era un racconto che partiva da questo, che diceva così: ho sognato un film, ero in una sala vuota con un grande schermo, non sentivo nessun suono, non capivo cosa succedeva, ma le immagini, nitide, enormi, mi rapivano, mi avvolgevano, mi rendevano partecipe, ero consapevole di stare in quella storia, di navigarci dentro, di essere quella storia. Ecco, in questi giorni questo è successo, no? Di essere in questo film che io sognavo, no? Perché mi era stato negato per questo periodo il grande schermo, i cinema sono stati chiusi, chissà se riapriranno, e in cambio di un piccolo schermo, no? Che era la televisione, che era il mio computer, eccetera, no? Quindi ho riflettuto su che cosa, dove sarebbe andato a finire questo sogno del cinema, no? Che mi ha tenuto in questi anni in piedi, no? Che ha tenuto in piedi il mio lavoro, il mio modo di raccontare, eccetera, no? E quindi ho cominciato a pensare così a qualcosa che mi potesse dare un po' di chiarezza sul mio lavoro. E allora ho visto, quasi per caso, un film di Martin Scorsese che è dedicato a Bob Dylan, dove Bob Dylan dice a Scorsese: la vita non è cercare se stessi, ma creare se stessi. Quindi quest'idea del creare è diventata, come dire, l'idea centrale su cui sto applicando la mia attenzione, il mio riflettere in questa situazione, no? Il cinema è qualcosa che va in movimento, e l'immagine in movimento per eccellenza, no? Quindi ora, in questo momento in cui tutto si è rimesso in movimento, ecco, allora ho pensato che cos'è il cinema. Il cinema è questa cosa qui, è il cinema, è il compito, attraverso le storie degli uomini, di creare la vita. Ecco, il cinema, per esistere, deve creare, non solo deve riprendere la vita, no, ma deve creare. E allora ho pensato: cosa ha fatto in questo periodo il virus? Ha cancellato il passato, ha rotto col futuro, ci obbliga a rendere questo presente come la sola, unica affermazione della vita. E questa cosa qui è una cosa molto vecchia, che ho già sentito, ho già visto, è l'assunto punk degli anni 90, no future, no dream. Non c'è futuro, non c'è sogno, dobbiamo vivere la vita adesso. È quello che probabilmente dovrà fare il cinema per ripartire. Deve cominciare a fare i conti con l'oggi, con quello che oggi noi siamo diventati, perché siamo cambiati, c'è stata una rivoluzione in questi giorni, no? L'irreale è diventato reale, abbiamo rotto il concetto di tempo, il nostro spazio creativo diventa subito, ora o mai più, e la tecnologia si impone sul racconto. La rivoluzione tecnologica è già in atto, era già in movimento, le piattaforme, Netflix, altri, hanno già la nostra storia, no? Ma, come dire, in questo momento diventano il nostro schermo naturale di tutti i giorni, no? Quindi le serie, quindi i nostri film che devono uscire in sala, che sono finiti sulle piattaforme. Perché in questa fase, me l'ha insegnato mia figlia facendo scuola a distanza, lei ha organizzato la sua vita in cui ognuno di noi è padrone del suo palinsesto, lei è diventata padrone del suo palinsesto della propria vita, no? E quindi oggi, quando devo pensare al cinema, devo pensare al mio lavoro, devo pensare a, come dire, a come costruire questo palinsesto, no? E come in quel palinsesto entra il mio film. E quindi, come dire, ho pensato che la creatività è il vero grande momento, come dire, delle storie di tutti noi, no? Qualunque tipo di lavoro facciamo e qualunque tipo di situazione viviamo. E noi dobbiamo prendere esempio dal nostro neorealismo, no? I nostri registi stavano chiusi a Cinecittà,
durante la guerra, e le persone stavano chiuse in casa o nei sotterranei per evitare di essere bombardati o di uscire per strada per non essere uccisi, fucilati, arrestati, in una situazione irreale, no? Ecco, cosa hanno fatto i nostri grandi del cinema? Sono usciti per strada, hanno visto le macerie e su quelle macerie hanno costruito la loro storia. Hanno costruito le loro storie. Ecco, forse anche noi oggi dobbiamo capire che macerie ha costruito questo momento storico e ripartire da quelle macerie per fare il nostro cinema. Ecco, questo era quello che volevo condividere con voi in questo momento.